Allora, no, mentre finisce l'Europeo Under 19, la finale dell'Europeo Under 19, arriva quest'anno. Io apro il telefono tutto tranquillo, che vado lì a fare il post per il secondo canale della finale dell'Under 19. Mi trovo sta notizia. Quadrato all'Inter. E io non posso che rimanere stupito. Non posso che rimanere stupito perché per me è tutt'altro che un'operazione buona, ma è un'operazione veramente senza senso. Un'operazione che non serve a niente. Successivamente vi vado a spiegare il perché. Prima di tutto però like, commenti, iscrizione, condivisione e campanellina. Cose importantissime che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele, che vi costano poco. E con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare, rimanete aggiornati sul canale a 360 gradi. Quindi che aspettate? Fatelo. Allora, un'operazione del tutto inaspettata perché non c'erano mai stati contatti tra Cuadrado e l'Inter, si stava parlando di Cuadrado in Arabia Saudita, poi Cuadrado ha rifiutato e così l'Inter, così debotto, senza che nessuno se lo aspettasse, si vende Cuadrado. Firmerà un contratto annuale, farà le visite mediche martedì, mercoledì, adesso non mi ricordo, e sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Io sapete questo mercato come lo soprannomino da quello che si sta vedendo ora? Il mercato dei tradimenti, il mercato delle provocazioni, tutti provocano tutti. Quadrado che va all'Inter, la storica rivale della Juve. Lukaku che va alla Juve, la storica rivale dell'Inter. Quindi veramente colpi di scena su colpi di scena. Numerosi derby di mercato, sia derby d'Italia che derby di Milano, veramente. Una cosa clamorosa, questo mercato è una cosa clamorosa. E poi sinceramente lo capisco il fatto, perché Cuadrado è un bel giocatore. Non sto dicendo che non è un bravo giocatore, però è vecchio, signori. E non è il giocatore adatto all'Inter, è troppo vecchio ormai. Ormai ha finito l'energia, ha finito la benzina, non corre più come una volta. Infatti l'abbiamo visto anche nella scorsa stagione della Juve, non è che le ha giocate tutte. Ormai è in calo, non corre come una volta, non è decisivo come una volta, quindi non capisco veramente questa operazione. E poi no, come puoi pensare di metterlo al posto o di Dumfries o di Darmian? Cioè, mi pare pura follia. Bah. Sinceramente io non la capisco questa operazione. Senza senso. Senza senso e bah. Non avrei preso lui, sinceramente. Avrei puntato su altri più giovani, ma non avrei preso lui. Bah. Comunque, voto rapporto qualità-prezzo. No, aspetta. Voto rapporto qualità-calciatore. Un 6, se vogliamo proprio definirla bene, è una ripicca per non aver preso Lukaku. Però sinceramente non me la spiego, ecco. Un 6-6 meno, perché ormai, almeno secondo me, è un giocatore finito, che non corre più come una volta, non è decisivo come una volta. Magari sì, ogni tanto può azzeccare una partita buona, ma non sempre. Non è decisivo come una volta. Bah, vedremo se Cuadrado mi zittirà oppure no. Questa è la mia opinione su Cuadrado all'Inter. Tifosi interisti, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, ditemi se vi aspettavate o no che si concludeva questa trattativa clamorosa. Io sinceramente no, e anche voi credo che siate tutti allibiti. Vabbè, noi ci vediamo ad un prossimo video domani di calciomercato. Bella ragazzi, mamma mia. Il calciomercato delle provocazioni, il calciomercato dei tradimenti. Io lo chiamo così. Ciao.